garantire pace, fratellanza e legalità, dicevo, una bella tradizione che si radica nel tempo e che avete voluto anche oggi rinnovare numerosa. È giusto tuttavia domandarci il perché di questo, in modo che non sia il nostro un gesto formale, sarebbe questo un rischio grave, sempre meno confacente allo stile di libertà che tanto sta a cuore all'uomo postmoderno. La chiave per comprendere il valore di questo gesto che vi conduce al precetto pasquale è la dimensione di sacrificio compiuto fino alla fine che emerge dalla Pasqua come tale e in modo specifico anche dal Vangelo che abbiamo appreso oggi proclamare. Voi sapete, anche noi, perché quando leggiamo la parola di Dio durante la Santa Eucaristia ci dice il Concilio Vaticano II, è Gesù stesso che ci parla, e dobbiamo quindi superare quel rischio di estraneità, come se sentissimo qualcosa che è finito nel passato. No, è presente. Ed è presente il cambio in quanto questo messaggio si rivolge a me, a te, a ciascuno di noi, indipendentemente dalla condizione personale che stiamo vivendo. Voi sapete che fra due giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. C'è un valore della vita che è implicato in questo luogo totale di sé che Gesù compie. Come lo potremmo tradurre questo valore? In questa affermazione, tutti noi riceviamo la vita, nessuno se la dà da sé, nessuno mai, mai potrà darsela da sé. Chiunque viene al mondo verrà sempre da oltre e da alto. Ma anche se la vita ha questo valore di dono, è comprensibile che il suo significato debba essere quello di essere a sua volta donato. Noi siamo donati alla vita per donarci la nostra vita. E che cosa ci dice la nostra fede in queste feste di Pasqua? Ci dice che colui che ci ha dato la vita attraverso i nostri genitori, Dio Padre, non è venuto meno all'atto di amore con cui ci ha creati, anche di fronte al nostro peccato. Lui, essendo Dio, è rimasto fedele. Ecco allora la presenza del Figlio di Dio incarnato, dell'innocente, di colui che poteva non morire, che accetta di prendere su di sé tutte le nostre fragilità che ci sono state testimoniate nelle due letture dell'Antico Testamento, nella figura di Giobbe e di Tobi, che sono una tipo, un anticipo di ciò che sarà Gesù, tutte le nostre fragilità e tutti i nostri peccati, e accetta di essere inchiodato al palo luminoso della croce per salvarci. Allora, non c'è nel vostro lavoro, nella vostra opera, tanto, tanto verità? Non è forse connaturata questa dimensione di sacrificio che è più appropriato chiamare dono, chiamare offerta?
pensiamo ai vostri cari trapassati, ma pensiamo a tutti i caduti nell'esercizio del loro dovere. È impossibile assumere un compito come vostro senza entrare consapevolmente nella prospettiva del dono e del sacrificio. Dio non voglia che questo debba essere estremo, e tuttavia anche nel quotidiano dell'azione è impensabile che questa dimensione, che peraltro è comune a tutti gli uomini, non assuma nel vostro caso un aspetto particolarmente significativo. Allora, dobbiamo in questa occasione interrogarci: stiamo camminando in questo tempo affascinante per un verso, ma pieno di contraddizioni, di tensioni? Si sta costruendo una nuova fase della vita dell'umanità che fa leva su scoperte inedite, che consentono all'uomo una possibilità di manipolazione della sua stessa personalità, del suo stesso io, della convivenza sociale, della progettualità inaudita, del tutto inedita, impensabile prima. Se è vero che in ogni epoca, in ogni passaggio d'epoca, ci sono elementi di continuità e di discontinuità, certamente in questo passaggio del nuovo millennio gli elementi di discontinuità sono molto marcati. Così che emerge per tutti noi la grande domanda: chi vuole essere l'uomo del terzo millennio? Chi voglio essere io? Chi vogliamo essere tutti quanti? Vogliamo essere appunto uomini capaci di sacrificio e di dono, affinché la pienezza del nostro volto si compia e si realizzi, così che quando anche noi passeremo dalla cruna del lago della morte, possiamo trovare nell'imitazione di Cristo la riuscita, il compimento, la pienezza, la santità. Oppure vogliamo essere soltanto il nostro proprio esperimento? Vogliamo essere soltanto quello che le scienze empiriche ci dicono, aggiustando di volta in volta qualche criterio di convivenza, perché non si diventi lupi gli uni agli altri, ma si possa convivere con un minimo di civiltà? Io credo che soprattutto un compito come questo, soprattutto un impegno come il vostro, domanda di giocarsi in primo piano nella valorizzazione radicale del nostro necessario essere in relazione, che scaturisce proprio da una concezione dell'io che non teme di darsi, perché sa benissimo che se non ti dai, se la tua vita non è un dono, il tempo te la può solo rubare e non ci sono alternative. I compiti delicatissimi che voi svolgete mi consentono di invitarvi con semplicità, perché già vi fanno percepire questo dovere che è connaturato al vostro servizio. Allora, celebrare il precetto pasquale significa ritrovare il senso della propria vita nelle sue dimensioni costitutive, penso agli affetti, penso alla famiglia, penso ai figli, all'educazione dei figli, penso al lavoro specifico che voi svolgete, penso alla modalità di riposo, e penso però anche al compito specifico di tenere insieme i tre fattori che garantiscono libertà e amicizia civica in una società come la nostra, che sono i diritti, i doveri e le leggi.
variabile di queste tre dimensioni, ma purtroppo spesso le vediamo slegate le une dagli altri, così che non arriviamo a comporre quel quadro di vita buona che è così necessario, soprattutto in questo momento di prova. Se c'è qualche piccolo germe di uscita da questa lunga crisi, a maggior ragione noi dobbiamo intensificare la nostra corresponsabilità circa l'attuazione della vita degna. Ed ecco allora il valore dell'educazione di Cristo, e circa la costruzione di una vita buona all'interno della nostra società italiana ed europea. Molti di voi vivono di missione all'estero, ormai il vostro compito assume una importanza decisiva per l'edificazione della fratellanza e della pace e della solidarietà. Avete in questi ultimi 20 anni camminato moltissimo nella direzione dell'affinamento di competenze, e allora ecco che essere qui gratuitamente di fronte a Dio e a Dio che si è lasciato crocifiggere diventa un invito rivolto a ciascuno, un invito rivolto a ciascuno a rispondere alla domanda di senso, cioè di significato, di direzione del vivere che l'innocente crocifisso dopo 2000 anni attraverso la Santa Chiesa non cessa di rivolgerci. L'augurio dell'Arcivescovo è che possiate in questi giorni tenere nel cuore, nella memoria, questo gesto molto bello che state per compiere, e cavarne occasione di riflessione e di conversione. Amen.